siete bellissime! Hai cacato? Tastes like f***. Happy appetition. Should we talk about this in a church? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi! Oggi con Seoul Mafia e Capra! Capra! Cos'altro devo aggiungere? Credo che abbia detto tutto qua lo Shorgai. In realtà oggi sarà un percorso mistico tra i caffè coreani più sbembellosi. In particolare in tanti mi avete segnalato questo caffè in cui si beve il caffè con le capre, meraviglioso, e io ne ho trovato uno veramente ancora più specialoso in cui si beve il caffè e si mangia il croissant in chiesa. E tu dici, come riconoscere questo caffè delle capre, Marco? Anzitutto si situa a Hongdae, ma soprattutto di fianco, ve lo giuro, ora ve lo faccio vedere, ci sta questo, un ristorante che fa zuppa con carne di capra. E ho detto tutto, veramente, ma spotete! Ragazzi, già ordinare in questo posto è stupendo perché devi ordinare con ordinare con la capretta elettronica qui che ti chiede cosa vuoi comprare. Grazie capra! Capra! Su ogni tavolino c'è anche questo messaggino di questa capretta che ti avvisa gentilmente che se non tieni la maschera fino a quando non ti arriva il caffè ti danno 100 euro di multa. L'interno di questo caffè è fatto a casa di campagna, come potete vedere, una casa di campagna accogliente con dentro delle capre, come ogni casa di campagna. Shorgai, fai vedere quanto è bella questa cosa. Waffle coffee. Tu stai vedendo quella ragazza bionda? No. Vabbè, ci sta una biondina lì che è un'ora che la punta, poi vediamo come va a finire. No. Ci sono anche delle opere d'arte però in questo posto, non indifferenti, tra cui chiaramente il ritratto di una capra gigante, il ritratto di una mucca gigante e un aereo. Perché? Perché si vola per andare in campagna. Il caffè sinceramente sembra niente di che, un americano molto acquoso come al solito, però qui la cosa principale sono le capre, non il caffè. Però visto che stiamo vloggando, ve lo assaggio. Venite per le capre che sono super carine. Abbiamo ordinato un craffle, che è una cosa che va di stramoda in questo periodo in Corea, ed è tipo l'acronimo di... Si dice acronimo? Sì. Di croissant e waffle. È un croissant che lo mettono praticamente nel coso del waffle, lo spiaccicano e quindi è un croissant e basta. Sì. Confermo che è un croissant. Forse è un pochino più croccante perché l'hanno cotto con la piastra un po' più... un po' più... capito? Since you're Korean, can you tell me why... The croffle is so popular in Korea since it just tastes like a croissant. Because it's a trend. Koreans are really... Prima di andare a vedere le caprette ci hanno detto di lavarci le mani. Per lavarsi le mani, come ci insegna la nostra Barbarella, dovete fare così. E poi così. Grazie Barbara. Anche per te una. Ma che bella è questa esperienza, è la cosa più bella del mondo. Non sapevo di aver bisogno di dare da mangiare a delle caprette fino ad oggi. Siete capabelline, siete capabelline, siete bellissime. Ah! Oh! Amore, stai facendo la pipì? Stai facendo? Hai cacato? No! Sit! Sit! Ma non sono cani! Sit! Che carini! Sì, sono carini! Sì! Sono carini! Eh sì, sono carini, non tu, loro sono pecore. Sono giapponese! Ah, sono giapponese! Ma che cazzo! Allora, siamo arrivati, ci abbiamo messo 90 ore e mezza perché è venuto fuori che in realtà questo caffè non è a Seul, è tipo sopra le montagne.
ho un po' l'ansia perché non so se sia una chiesa che ha un bar o un bar fatto a chiesa. Si può parlare quando si entra, cioè è una chiesa, quindi forse devi stare zitto in silenzio. Non lo so, lo scopriremo tra poco. Già nell'atrio è stupendo perché vedete ci sono tutti questi disegni. Come si chiamano? C'è un vuoto mentale. Come si chiamano i disegni fatti di vetro? Vabbè, avete capito, ma caffettosi. Qui c'è scritto prega per il caffè con una candela. Ci sono davvero delle donazioni per il dio caffè? Non ho capito, non sto capendo. Oh my God. Ragazzi, faccio un trigger warning per sicurezza, perché era abbastanza impossibile non fare battute in una chiesa dedicata al dio caffè. Non che ci siano bestemmie o cose simili, ma se siete particolarmente sensibili alle battute sulla religione, forse è meglio che non vediate questa parte del video, ecco. Bazzoni! Ho bisogno un momento di capire com'è il mood e poi continuo questo video perché sono un po' in imbarazzo. Lì ci sono le panchine. C'è davvero della gente che studia sulle panchine da chiesa, non sto capendo. Ogni panchina, come potete vedere, è fornita di una candela. Dio disse, sia la luce. E la luce fu. Meraviglioso. E poi avete qui un banchetto per mettere la roba, studiare. Un po' scomodo, perché cioè non è che è un po' lontano. Forse per studiare non è il massimo. Hanno anche torte, vedete? Cartoline, hanno il loro brand di caffè. Adoro questa cosa, stupendo. E qui c'è l'altare del caffè, come vedete. Non so se posso mettere queste robe su YouTube, però vabbè. Come vedete c'è la goccia di caffè che scende verso il basso, proprio a simboleggiare la sacralità del caffè che scende giù. Devo stare zitto, sennò mi demonetizzo in questo video. Sono arrivate le nostre bibite. Il posto qui si chiama YM Espresso. La persona che l'ha creato conosce bene l'Italia ed è un grande amatore dell'espresso, quindi insomma questa è una cosa buona. Però avendo già preso due caffè oggi, se prendo il terzo il mio stomaco esplode e non dormo più stanotte. Quindi abbiamo ordinato due tè, uno freddo e uno caldo per me, che sapete che sono anziano, ho lo stomaco anziano. Andiamo ad assaggiare. Io ho preso un tè al lampone, è buonissimo. Cioè non sono i tè quelli con la bustina, capito? Cioè c'è proprio il lampone dentro. So this place looks like a church. Mm. And once you step in, you feel like you've become a Christian. No? No. Oh, okay, yeah. Just drink your tea. Cioè è una sensazione strana, perché non so se posso parlare, capite? Cioè mi sembra che sia un posto in cui la gente viene più tipo a studiare, non lo so. Mi sento un po' in imbarazzo, sinceramente. Però un bel design. Nel nome del padre, del figlio, il tè al lampone. Amen. Ma posso dire queste cose? Io veramente non lo so se posso dirle. Tastes like f***. Have you ever tasted f***? Should we talk about this in a church? I'm 31 years old. I did a lot of experiences in my life. So you're 33. F*** you. Oh, can I swear in a church? Oh no. Il menù è molto semplice. Espresso americano. Tutto il resto è tutto molto normale. Mi aspettavo dei nomi un po' più fantasiosi, sinceramente un po' più frizzicarelli. Yeah. Hanno anche una raccolta di libri, se volete leggere, insomma, se venite qua per rilassarvi. Ero convinto fossero libri sulla chiesa, invece no, sono libri, cioè c'è di tutto. E anche un libro su David Bowie. Qual è il concept secondo voi? Cioè, non lo so. Quindi, allora, considerazioni finali. Il primo caffè, quello delle capre, assolutamente, cioè io le... Oh, sono il mio nuovo animale preferito, le capre. Erano di una
coccolezza, di una peperonità, di una lanternità, meraviglioso, vi giuro, cioè nel senso mi hanno proprio sciolto il cuore. Il caffè da chiesa mi ha confuso l'anima, non capisco il concept a pieno, nel senso vai lì a studiare, puoi parlare, non puoi parlare, cioè non lo so, è un po' confusionario. The first one was really nice because you can get to pet the capri, and the second one, I think why they got the theme of, you know, oh. There's a huge church right in front. Oh, it's in front of a church. Yes. Finiscono la messa e giustamente non è che vogliono finirla completamente, vogliono continuare e vanno nel caffè chiesa. Ora ha senso. Yes, now it makes sense. Yes. E ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara. Ciao. Hai cagato. Dum 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 d